Italia, proveniente da Firenze Santa Maria Novella, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il Mugello si fa più vicino alla città, anche di notte, anche nei weekend, grazie alla nuova doppia coppia di treni che incrementerà i servizi lungo la linea Faentina. La regione ha infatti acconsentito all'iniziativa di taglio metropolitano che potenzia l'offerta di trasporto pubblico su ferro, con 4 nuove corse che collegheranno la stazione di Borgo San Lorenzo con quella di Santa Maria Novella nella notte del sabato e nelle giornate festive. Dal 6 aprile prenderà avvio in via sperimentale il servizio notturno che consentirà di raggiungere Firenze la sera del sabato con un nuovo treno in partenza da Borgo San Lorenzo alle 21.32 e rientro a 00:40. Un'iniziativa fortemente voluta dal presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello e sindaco di Borgo San Lorenzo, Paolo Moboni. Una notizia positiva per il Mugello e per il servizio ferroviario. Un treno notturno il sabato sera era una richiesta tra l'altro dei ragazzi delle nostre scuole che avevano presentato anche una petizione, quindi per 6 mesi il sabato sarà possibile andare verso Firenze e tornare da Firenze a Borgo San Lorenzo con la partenza del treno alla 00:40 da Santa Maria Novella. Inoltre sono state introdotte 2 nuove corse per i giorni festivi andando a ricoprire gli orari in cui il servizio era assente. Da domenica 17 marzo mugellani e turisti possono raggiungere la città gigliata con il treno in partenza da Borgo San Lorenzo alle 10.38 e rientrare nel tardo pomeriggio lasciando Firenze alle 18.40. Due importanti traguardi dunque che avvicinano il Mugello a Firenze, consentendo soprattutto a ragazzi e turisti di godersi la città utilizzando il trasporto pubblico. Ma i comuni della linea Faentina guardano ancora avanti e stanno già lavorando a nuove richieste, questa volta a beneficio soprattutto dei pendolari che sarebbero sicuramente agevolati da un incremento delle corse nei giorni feriali. Non ci dimentichiamo l'altra richiesta che stiamo cercando di costruire insieme a Regione Toscana, RFI e Trenitalia, che è quella di un potenziamento anche delle corse feriali, quindi che riguardano soprattutto i pendolari, perché come abbiamo ribadito anche nella relazione della mobilità del piano strutturale intercomunale, per il Mugello la Faentina non solo è un'asta portante per quanto riguarda il trasporto pubblico, ma è anche un motore di sviluppo essenziale, e su questo stiamo lavorando, abbiamo lavorato con la Regione in questi anni, e questi sono i primi due segnali molto molto positivi.